C'è qualcuno che ci ha addirittura rammemorato quello che è accaduto, diciamo, nella prima decade, nella seconda decade, cioè degli anni 2000, e cioè il golpe finanziario che ha subito il governo Berlusconi. Ora, noi non stiamo né difendendo Berlusconi, noi difendiamo un principio giuridico che della sovranità. E in quel caso, vittima fu Berlusconi, ma poteva essere chiunque altro, ci fu un vero e proprio golpe finanziario. Allora molte persone ci hanno scritto e ci hanno detto: ma se quegli stessi soggetti, che non avevano la forza che hanno oggi, perché tu racconti di una forza che hanno questi potenti oggi, che è enormemente aumentata già rispetto a 10 anni fa. Anche rispetto a 10 anni fa, si stanno comprando tutto. Nel nostro settore, Valerio, ti posso raccontare di emittenti radio televisive che 10 anni fa erano dei privati, persone che io conoscevo, che conosco, e che adesso non lo sono più. Noi siamo rimasti una sorta di isola in mezzo, no, al mondo della comunicazione mainstream italiana, perché gli altri sono stati tutti riassorbiti e ricomprati dai soggetti dei quali tu parlavi prima. Uno di questi è lo stesso Berlusconi, che in quegli anni, probabilmente non convinto del liberismo, non convinto di questo cosmopolitismo, di questi falchi, di questi felini che si stavano avvicinando alla nostra patria, era riluttante nel concedere provvedimenti per allargare questo liberismo. E adesso vorrei proprio, e qui diciamo, questa è la domanda poi alla fine che volevamo farti, proprio perché la gente ci racconta di questo e ha preoccupazione su questo. Ecco il primo cartello che abbiamo preso dal programma di Gianluigi Paragone nella Gabbia, che peraltro avremo qui la prossima settimana. Gianluigi già nel 2014, questo è un programma del 2014, dove lui spiega e mostra questi che erano una sorta di pizzini che arrivarono a Berlusconi, ovvero notizie dei giornali, no? E che intimorivano il governo dell'epoca, fino ad arrivare al punto di farlo cadere con questo golpe finanziario, laddove poi il Presidente della Repubblica dell'epoca, che era Napolitano, e Draghi, Prodi, eccetera, lo costrinsero alle dimissioni, perché l'Italia ormai a colpi di spread e di interessi, eccetera, venne massacrata. Vediamo il primo cartello e lo leggiamo a Valerio, che non lo può leggere perché è al telefono. Stockholm Network di Londra, questo è un articolo: siamo delusi dalla differenza fra la retorica del libero mercato di Silvio Berlusconi e la sua reale capacità di fornire le riforme. Cioè, Stockholm Network di Londra dice: Berlusconi parla di riforme liberiste, ma in realtà non le fa. Andiamo avanti col secondo cartello, che ci dice The Economist, l'Italia necessita di riforme radicali, ma Berlusconi, in teoria un liberista economico, ha fatto quasi nulla. Cioè un altro attacco a Berlusconi, che loro dicono di essere liberista, ma non fa nulla. Ma noi lo sappiamo perché lui non era convinto. Andiamo avanti ancora col prossimo cartello. Der Spiegel, stessa storia: Berlusconi non ha mai mantenuto le promesse di taglio alle tasse, ulteriori privatizzazioni e riforme strutturali. Cioè, Berlusconi era stato indotto a promettere di fare taglio tassi, privatizzazioni e riforme strutturali, che invece non ha fatto. Cioè, per dire, vedi, devi privatizzare, devi spogliare il paese dei beni pubblici, e riforme strutturali nell'ottica del liberismo. Andiamo avanti ancora, abbiamo terminato. Harvard, Alberto Alesina: l'Italia ha bisogno di riforme neoliberali. Questo è un articolo del 2006. Taglia all'impiego pubblico e alle pensioni, e rendere più facili i licenziamenti. Avanti ancora, abbiamo quasi concluso. Wall Street Journal: Berlusconi ci ha deluso, si è rivelato un nemico corporativo del libero mercato. E poi l'ultimo, andiamo avanti, il Financial Times: Berlusconi deve seguire l'esempio della Thatcher e sfidare i sindacati. Berlusconi si trova a suo agio a fare il burocrate statale, sì, sostanzialmente, sì. Se non si capisce questa parte, non si è. Ecco, Valerio, questi erano i messaggi, i famosi pizzini, come li ha chiamati Gianluigi, degli anni 2000, 2004, 2005, 2008, che abbiamo letto, che sostanzialmente hanno indotto poi Berlusconi alle sue dimissioni, perché poi a colpi di spread è stato massacrato. Allora, la gente ci chiede: ma se all'epoca uno potente come Berlusconi, pieno di soldi, che voleva in qualche modo frenare, perché aveva paura comunque per il suo paese, e poi ha dovuto cedere perché altrimenti le sue aziende sarebbero fallite, quindi è ovvio che poi alla fine è stato costretto alla dimissione per salvare se stesso e le sue aziende.
Ecco, ma come possiamo noi salvarci, visto che costoro oggi non solo sono più potenti, ma hanno anche comprato tutta l'informazione? Allora, premesso che a me non è simpatico Berlusconi, comincio a dichiarare questo, perché non è che Berlusconi sia stato il salvatore della patria, è stato un signore che ha fatto delle cose. Lasciamo, guarda, Valerio, per chiarire ancora, neanche a noi è simpatico, visto che si è preso tutta la comunicazione in Italia. Quindi noi stiamo solo difendendo chiedendo conto di un principio, che è un golpe sostanzialmente. No? Ecco. Prego. Certo, io ho fatto questa precisazione perché ho ritenuto opportuno di farla. Ciò detto, è evidente che quel governo nel 2011 fu fatto cadere per interessi del potere finanziario internazionale. Fu a tutti gli effetti un golpe finanziario, ormai lo hanno detto in tanti, ormai è chiaro, l'aumento dello spread è stato strumentale, non dirò cose che hanno detto tanti altri commentatori e io stesso negli anni scorsi. Perché questo succede? Per capire quella frase che ho detto prima, se la gente capisse che noi siamo nella stragrande maggioranza degli schiavi che lavorano per altri, bisogna capire che ci sono due forze che si contrappongono sul mercato economico, a mio parere. Uno si chiama lavoro, l'altro si chiama capitale. Allora, le parole chiave che tu hai letto, io me ne sono segnate alcune, sono licenziamenti. Questo è fondamentale, bisogna creare un livello di disoccupazione che sia sufficientemente elevato per rendere le masse deboli, al punto che nei documenti dell'Unione Europea e dei nostri governi c'è scritto negli ultimi 10-15 anni che c'è un livello di disoccupazione desiderabile, che per me è una bestemmia, ma è così. Libero mercato è un'altra favola assolutamente inesistente, non esiste il libero mercato, esiste un posto in cui ci sono coloro che vincono e c'è uno Stato che non controlla più il potere straordinario dei più forti, cioè è un Far West, lotta di classe e lotta di generazione, questo è quello che stanno facendo, lotta di classe perché? Perché nel momento in cui io dico che i piccoli imprenditori, per esempio, sono quelli tartassati dalle tasse e non riescono più a stare in piedi in Italia come i liberi professionisti, immediatamente vengo subissato di insulti di lavoratori dipendenti che mi dicono che non è vero, che loro pagano molte più tasse degli imprenditori. Cioè, che cosa sono riusciti a fare? Sono riusciti a creare una lotta tra i miserabili, tra i piccoli, tra i poveri, che sono i liberi professionisti, i piccoli imprenditori e i lavoratori dipendenti, creando, questo è un principio romano, basta studiare la storia, divide et impera, quindi tu crei contrapposizione tra i poveri perché combattano tra di loro e non verso il grande capitale. L'altro conflitto ad arte che è stato creato è il conflitto generazionale. Questo l'hanno fatto con altri messaggi del tipo, dicono ai giovani, ma la colpa per la quale voi non trovate lavoro è dei vostri genitori, dei vostri nonni, perché loro hanno vissuto al di sopra dei propri mezzi. Quindi in questo modo, quando c'è malcontento e soprattutto quando c'è brutta informazione e una crassa ignoranza in giro, è chiaro che questi messaggi passano. L'ultimo messaggio che hanno creato è il messaggio privato è bello, pubblico è male, cioè dobbiamo privatizzare tutto perché il privato è inefficiente, corrotto e via discorrendo. Se uno mette insieme questi tre caposaldi, diciamo, ideologici, la lotta di classe tra i poveri, la lotta generazionale tra le generazioni e l'avversione alla spesa pubblica come fonte di spreco, sulla base di questi tre dogmi neoliberisti è stato fatto un lavaggio del cervello alla gente che non ha capito. Uno, che se facciamo la lotta di classe tra dipendenti e piccoli imprenditori usciamo tutti massacrati, perché la maggior parte dei posti di lavoro in Italia lo danno, andatevi a controllare, proprio i piccoli imprenditori. Quindi in questo modo si distrugge e non si rinforza il lavoro dipendente. Due, se andiamo a guardare la lotta generazionale ci rendiamo conto che la maggior parte del debito pubblico è esploso nella cosiddetta Seconda Repubblica, non nella Prima Repubblica. Questo è stato dovuto a delle cause che adesso sarebbe lungo andare a spiegare, ma di fatto non è vero che noi abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi, è che in realtà ci vogliono tenere in schiavitù. Tre, basta riflettere sul fatto che la spesa pubblica è il motivo per cui esiste uno Stato, e uno Stato è tanto più ricco quanto più c'è spesa pubblica. Questo è il mio punto di vista.
perché io vorrei avere tanta spesa pubblica, perché tanta spesa pubblica, naturalmente non sto buttando di buttare i denari al cesso, cercate di capire quello che dico, la spesa pubblica fatta bene, negli ospedali, nelle scuole, nelle università, via discorrendo, è il motivo per cui esiste uno Stato. Qual è il quarto e ultimo dogma? E ho finito. Il quarto e ultimo, beh, non male questa teoria che sto inventando in questo momento. L'ultimo dogma è quello della giustizia, cioè i primi tre dogmi servono a creare il presupposto perché i primi tre dogmi, guardate cosa fanno i neoliberisti, sono incentrati sul concetto di efficienza, dobbiamo fare così perché lo Stato è più efficiente. Questo serve a giustificare l'ultimo dogma, cioè non c'è più giustizia. Prova ne sia il fatto che ci sono degli imprenditori che si suicidano, pare che siano migliaia in Italia negli ultimi anni, per motivi di Stato. C'è lo Stato che non paga, per esempio, delle forniture degli imprenditori privati, questi imprenditori non riescono a versare l'IVA, al di sopra di un certo tetto questi devono andare in galera perché lo Stato non li ha pagati. Questo è un esempio limite, ma avete capito cosa sto dicendo. La giustizia è messa da parte. Questa è la mia chiave di lettura di quello che sta succedendo. Beh, è vero, è tanto vero che purtroppo anche tra gli avvocati, noi abbiamo seguito in questi giorni, queste settimane, anche il dibattito sulla prescrizione e siamo venuti a conoscenza dagli stessi avvocati che hanno dibattuto anche con i magistrati, quei pochissimi, che poi alla fine è uno, che sono a favore di una eliminazione addirittura di questo diritto conquistato dalla civiltà in migliaia di anni, e hanno parlato proprio di una giustizia malata da questo punto di vista, addirittura di tribunali amministrativi che ormai non accolgono più le istanze dei cittadini di fronte agli errori delle pubbliche amministrazioni, perché se dovessero accoglierli ci sarebbe un collasso ancora peggiore della pubblica amministrazione che continua a commettere errori, per cui ormai abbiamo la pubblica amministrazione commette degli errori e una parte purtroppo che tu non puoi neanche fare ricorsi, tanto sai di perderli, quindi c'è una sorta di dittatura inquisitoria, devi fare così. Abbiamo prima parlato, Valerio non c'era, dei 9 euro che prendiamo in bolletta della luce per il canone RAI, cioè se io non pago quel denaro, quei 9 euro mi staccano la luce. Oppure non li pago se dico che io non ho il televisore, ma poi mi viene qualcuno a casa a togliermi la TV con la quale io potrei vedere altre cose, informarmi, ma anche un computer, perché oggi un computer è adatto alla ricezione. Quindi oggi c'è un'inquisizione di questo genere e non ci sarà mai un giudice amministrativo che ti darà ragione a ripristinare un sacrosanto diritto. Io la RAI non la voglio vedere e non pago il canone, punto, ma il televisore ho diritto ad averlo. Ecco, oltre a farci digerire queste assurdità, queste cancellazioni del diritto, è chiaro che c'è anche un problema di questo genere. Noi sappiamo però che Valerio deve scappare perché ha un impegno urgente e quindi dobbiamo salutarlo, non lo possiamo trattenere. Però vogliamo con lui continuare questo discorso perché è importante e perché ci sono 4-5 domande che mi ero segnato e che sono avanzate, ma che le faremo la prossima volta perché non vogliamo che tu faccia tardi con i tuoi impegni, Valerio. Posso solo chiudere con 10 secondi? 10 prego, secondi. Prego. Io vorrei lasciare agli ascoltatori una riflessione sul perché io dico debba essere superata l'economia capitalistica e debba nel XXI secolo essere introdotta un'economia umanistica. Tutto quello che abbiamo raccontato dipende dal fatto che c'è una classe di persone che si permette per tutta la vita di straguadagnare sul lavoro degli altri. Queste persone non lavorano, ma accumulano il capitale moltiplicando il capitale finanziario. Speculano. Se noi riportassimo, e questo è un discorso filosofico, se ne esce solo con un ragionamento filosofico. Da una situazione come questa bisogna capire che bisogna ritornare ad un'economia in cui è centrale il lavoro, che deve essere dato a tutti, e non l'accumulazione del capitale. Sono due visioni del mondo diametralmente opposte. Ecco perché io dico non si può riformare dal di dentro questa Unione Europea. Bisogna distruggerla e ricostruire qualche cosa di completamente diverso, perché è diverso il presupposto ideologico. Grazie e buona giornata.